In una recente intervista, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Francesca Del Taglia ha parlato della sua storia con l'ex tronista Eugenio Colombo. Di recente l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Francesca Del Taglia è tornata a parlare della fine della sua storia con l'ex compagno, nonché ex tronista Eugenio Colombo, nel corso di un'intervista rilasciata a Casa SDL. A distanza di tempo dalla prima ed iniziale rottura, i due ex protagonisti del dating show di Canale 5 ci hanno riprovato, ma alla fine hanno deciso di lasciarsi e di prendere due strade diverse, dedicandosi sempre però ai due figli avuti insieme. Uomini e Donne, i motivi della rottura tra Francesca e Eugenio. Nel corso dell'intervista, l'ex corteggiatrice ha così rivelato i motivi che hanno portato alla rottura, senza però entrare nel dettaglio. Con Eugenio la nostra priorità è sempre stato il bene dei figli. Poi in questo anno e mezzo sono successe tante cose, litigi. Ma i figli li abbiamo sempre protetti. Avremo sempre un rapporto, saremo sempre il babbo e la mamma. Va bene così, viviamo nello stesso paese, cerchiamo di vederci il meno possibile. A parte gli scherzi, ci diamo il cambio con i bambini. Abbiamo avuto il compleanno di Brando adesso, siamo stati super tranquilli. Ci abbiamo riprovato. La rottura definitiva è stata più da parte sua, che ha fatto cose abbastanza gravi, non entro nei dettagli per tutela, ma mi ha fatto capire che non era recuperabile. Quando ci siamo rivisti a Sanremo siamo usciti di nuovo per un periodo breve. Non abbiamo mai detto niente per non illudere i figli, ma è durata talmente poco questa prova, e quando sono successe determinate cose, e ho capito che non c'era trippa per gatti. Francesca Del Taglia ha poi rivelato di aver intrapreso una nuova frequentazione. Sto frequentando una persona. Vivo molto sulle montagne russe. Sono una persona che vive di emozioni di pancia al 1000 per 1000, come è normale all'inizio di una relazione. Non sono più single, sto frequentando questa persona, per ora sta andando bene, anche se sta lontano, poi i bambini. Ricominciare dopo una storia così importante con due figli non è facile.